viva e un'altra bambola saper salire sul palco. Saper salire una bambolona. Una bambolona. La donna che sta portando la stand-up comedy nelle balere. Ma anche la donna insegnante che abbiamo conosciuto, magari qualcuno di voi segue l'hashtag la maestra di periferia, è lei, è Miss Laura Salvai. Invitiamola sul palco. Laura Salvai! Buonasera, sono Laura Salvai, sono una maestra, cioè una sfigata. Sì, perché vedete, per guadagnarci da vivere dobbiamo farci umiliare continuamente davanti ai bambini. Chi altri lo fa, a parte Cristina D'Avena? E siamo sfigati, sì, però abbiamo un ruolo importante perché insegniamo ai bambini qualcosa che servirà loro per tutta la vita. Come usare un gabinetto alla turca. Il primo giorno di scuola è dedicato all'apprendimento di questa fondamentale competenza europea. Dovete immaginarvi la scena, la porta spalancata del gabinetto, tutti i bambini ammassati davanti, io dentro che spiego dove mettere i piedi, come ci si accuccia in equilibrio sull'esile confine che separa la didattica esperienziale dagli atti osceni in luogo pubblico. E vedete i bambini sono terrorizzati dalla turca, hanno paura di essere risucchiati dentro. Sì, è inutile spiegargli che non è possibile. Loro si ricordano vagamente di essere già passati attraverso un buco da cui sembrava non ci passasse la testa. Quest'anno ho una prima elementare, 20 bambini, 11 nazionalità diverse, 4 che non parlano una parola di italiano. Devo dire che il primo giorno di scuola è andato abbastanza bene, c'era soltanto uno che piangeva, io. Io non volevo insegnare, per 30 anni ho fatto un altro mestiere, ho fatto il freelance nell'editoria, poi è arrivata la crisi, ho dovuto cambiare, era il 2016, in quell'anno nella scuola mancavano migliaia di supplenti, le segreterie erano disperate, davano supplenze a chiunque, bastava superare un piccolo test. Ha esperienza? No. Le piacciono i bambini? No. È pronto a dire ossimori senza senso come non correte nei corridoi? E quindi niente, sapete che la supplenza assomiglia un pochino alla parola supplizio, non è un caso. Mi ricordo bene la mia prima supplenza, era in una classe dove c'era un bambino troppo giocherellone, Gabriele. Era bravissimo nel gioco del domino, si nascondeva nei bagni e apriva la porta di scatto quando passavano le classi in fila. Faceva 10 punti per volta. Una volta che l'ho sgridato, ho preso il diario e ho scritto: la maestra Laura mi ha preso per il collo e mi ha detto stronzo. Ci sono rimasta secca. Oh, era bravissimo anche a leggere nel pensiero. Una volta almeno li potevi menare, adesso sono loro a menare te. Gabriele mi prendeva pugni in classe davanti a tutti, io non sapevo più che cosa fare, ho speso 500 euro dall'analista. Poi ho trovato una soluzione più economica. Ho dato 5 euro a 2 bulli delle medie. Da quando faccio la maestra ho dei sogni ricorrenti. Sogno di perdere i bambini in gita, di buttarli giù dalla finestra, di bruciare la scuola con loro dentro. Il mio analista mi ha detto che non c'è niente di simbolico. È l'inconscio che mi dà dei suggerimenti. Da quando faccio la maestra ho imparato a riconoscere al primo colpo quelli che non hanno mai insegnato. Sono quelli che ti dicono: oh, i bambini, che carini. I bambini non sono carini, sono piccole, belve, feroci, che non aspettano altro che un tuo momento di debolezza per azzannarti. La prima cosa che devono imparare è che tu non sei la preda, ma il capobranco. Io ogni giorno vado a scuola con mezz'ora di anticipo. Le mie colleghe mi chiedono: ma perché vieni così presto? Io, per pisciare negli angoli. Adesso è finita l'emergenza Covid. Oddio, il Covid c'è ancora, ma non c'è più l'emergenza. Boh, spiegatemela un po', ma vabbè, la capirò. E non siamo più obbligati a tenere i banchi distanziati. Allora adesso si è aperto il grande dibattito tra le mie colleghe come mettere i banchi a semicerchio, ad anfiteatro, a isola. Io sono per l'isola. Alcatraz. Comunque, io adesso dico va bene, però adesso basta lamentarsi, ci sono almeno 3 buoni motivi per fare l'insegnante: giugno, luglio e agosto. D'estate io prendo lo zaino, vado a fare lunghi giri,
vado a fare lunghi viaggi in giro per il mondo, sono già stata nei posti più pericolosi del pianeta, in Brasile, in Colombia, in Libano. Le mie amiche mi dicono, ma non hai paura? Ma io dovrei avere paura di Hezbollah, ma io ho insegnato a Nichelino, grazie!